Guardate, padella roventissima, andiamo a prendere questa, guarda, regia, è la pelle, è la parte pellosa del nostro tonno. La mettiamo in padella e andiamo praticamente a ingrassare la pentola con questi oli di tonno, che lo lasciamo un po' dentro e poi guardate come suda il grasso da tutte le parti questa ventresca meravigliosa. La buttiamo dentro, la molliamo nel suo grasso come se fossimo su un teppanyaki in Japan, ragazzi, su un teppanyaki in Japan. L'obiettivo, vai a vedere dentro, regia, vai a vedere e creare queste balle e creare una sorta di crosticina e di reazione di Maillard, in questo caso, data la grassezza del tonno, più una reazione di maiale, diciamo. Vi continuate a massaggiare, fate perdere i grassi, guardate quanto questa ventresca è la cosa meno fitness d'Europa. Vi toccherà andare a giocare a tennis con i vostri amici per 40 ore, correre per ore e ore. Diamo una controllatina, guardate, continua a perdere casse. Questa la togliamo, ha fatto il suo effetto, guardate che bella, è quasi fritta, ma non ci serve. Serve solo a ingrassare questa parte. Spingete con le fiamme, ragazzi. E poi tirate. Guardate che bello, lì non si sa. Vai a vedere, regia. Vai a vedere, vai a... sembra una bistecca. Guardate, lei è una bistecca. Io non so cosa dirvi. Io non so cosa dirvi altro. Questo succede solo su Che Se Ne Food, ragazzi. Ingrassatura di tonno. Andiamo, fate fumare bene le pentole, andate a rosolare da tutte le parti. Guardate questa arca di Noè di sapore. Sembra un'arca di Noè. Regia, questi. Chiudiamo, lasciamo rosolare ancora da questa parte. Andiamo tutti live in diretta, ragazzi. Live in diretta, no, perché voglio farvi vedere ogni singola procedura, anche il taglio, quindi vediamo tutto perché è un'operazione veloce. Vi servirà, quindi, regia, vieni a vedere, vi servirà la vostra salsina qui, che vi faccio vedere, un pizzico di sale. Il tonno non deve essere cotto, ragazzi, i giapponesi insegnano, ok? Via, spegniamo, andiamo! Facciamo, non roviniamo questo spettacolo del mare. Guardate lo spettacolo del mare che non roviniamo. Guardate, la regia molto più intelligentemente di me sposta la pentola e lo mettiamo al centro. Guardate, andiamo. Guardate che bello, ragazzi. Guardate che bene. Vai a vedere dall'alto, inutile questi close-up-poni che mi fai. Fai vedere dall'alto al popolo di Che Se Ne Food. Alza qua la camera. Non badare se c'è l'etichetta del sale, andiamo diretti, qui basta, non si bada più alla forma, si bada solamente alla sostanza. Vi servirà un coltello molto molto affilato e incominciate a porzionare, guardate, guardate che beltà, guardate, state vedendo cosa sta succedendo in questa cucina, state vedendo, state vedendo. State vedendo come scaloppiamo? Vai su, fai vedere dall'alto, per favore. Guardate, state vedendo come scaloppiamo questo wagyu di mare. Vi ricordo, non potrete mandare all'università più i vostri figli perché avete speso tutto in questo tonno, ma la vita va vissuta così. E poi c'è rispetto in questo momento per questo animale. E hai mangiato tutto, non mangiatelo sempre il tonno, mangiatelo quando è periodo. I tonni adesso vanno a fare l'amore, ce ne sono di più, non mangiate tonno tutto l'anno. Guardate, vado a mettere la mia salsina. Poca, 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 mi serve un bemolle e basta. Lasciate riposare, vado a prendere il piatto, ragazzi.
Non mi vedete sparire, prendi i piatti della nonna, intanto che la regia fa tutto questo per noi. Vado a prendere queste zucchine e queste prugne meravigliose con lo zenzero. Basta, puttanate, mangiate queste cose buone. Anche se volete fare un po' di dieta e tutto, mangiate qualcosa di assolutamente eccelso, di qualità eccezionale. Vado a mettere questa qui perché mi piace di più. Tre singoli pezzi buonissimi. Tre saranno i commensali. No fronzoli. Una lacrima ancora a benedire. E poi, se avete un fiore elulo, un fiore di prezzemolo, una cosa al centro, ecco, questa volta buttatelo nel water e non usatelo. E godete così.